l'ingiustizia delle leggi umane, licenziamenti. Durante il boom economico degli anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, mi era molto facile trovare il lavoro. Anche allora la disoccupazione era nella media attuale. Poi qualche anno fa i lavoratori dipendenti hanno conquistato il diritto di non poter essere licenziati se non per gravi motivi. Una conquista da parte dei lavoratori che ha segnato uno spartiacque nel mercato del lavoro. Ora vi sembra possibile che esista ancora un mercato del lavoro se non vi è libertà da parte del datore di lavoro di licenziare chi vuole? Non essendoci più questa libertà, il datore di lavoro si vedrà costretto a gestire le assunzioni in un modo molto oculato, per non incorrere nel rischio di dover pagare anche chi il proprio dovere non lo fa proprio, perché tanto sa di non poter essere licenziato. Questo non è più un mercato del lavoro libero. E che cosa dire di chi invece il lavoro non lo ha ancora trovato? Ma vi sembra giusto che gli operai che hanno trovato lavoro difendano il loro posto a scapito di chi è in attesa della prima occupazione? Troppo facile per i sindacati fare certi tipi di leggi, perché chiaramente sono sostenuti dai lavoratori occupati, cioè da quelli che già lavorano, e che con quella legge si garantiscono una specie di tranquillità vita natural durante. E disoccupati? Che magari fra di loro vi sono dei meritevoli di percepire lo stipendio più di tutti quei lavativi che sfruttano la situazione sulle spalle dei loro compagni meno fortunati e sulle spalle di quelle aziende che si trovano costrette a stipendiare chi non se lo merita? Cari amici, queste leggi sono state conquistate dai sindacati fregandosene dei disoccupati. Tanto sono la minoranza e la tessera non la pagano. È sempre una questione di potere anche fra gli ultimi. E chi ci rimette? Sono sempre gli ultimi degli ultimi. Ho sentito che forse questa legge verrà abolita. Staremo a vedere come reagiranno i lavoratori occupati di fronte alla perdita di un simile privilegio.